19° incrocio allo stadio Granillo tra Regina e Crotone. Precedenti favorevoli alla Regina, imbattuta in casa nelle sfide con i cugini, grazie ad uno score che vanta 14 vittorie, l'ultima 1-0 nel finale della scorsa stagione e 4 pareggi. Tra i due tecnici, Azzori e Menichini, al debutto assoluto in Serie B, due soli precedenti nel torneo DC1 2008-2009 con un successo per parte. Allenavano Ravenna e Lumezzane. Di fronte a pochi intimi, circa 3.000 spettatori, in una serata di grande caldo, in linea col periodo, le due calabresi provano a partire col piede giusto, si affrontano con la dovuta attenzione ma senza pregiudizi e danno vita ad una gara che regala un buon numero di emozioni. Nel primo tempo, finito senza gol, gioca meglio e spreca tanto la Regina che colpisce Trelegni, all'11° con Acerbi che di testa spizzica la traversa, alla mezz'ora con Laverone tra i migliori in campo, il 21enne ex Arezzo, al 35° con Bonazzoli, la decisione di ridursi l'ingaggio lo ha rivalutato di fronte alla dirigenza e ai tifosi e a Maranto. Ma nel mezzo il portiere del Crotone Concetti era stato comunque molto bravo a intercettare le conclusioni di Giuseppe Rizzo e soprattutto Zizzeri tra i più pericolosi. Nella ripresa, calata di tono la serata della Regina, sale quella del Crotone e il confronto diventa più equilibrato. Un colpo di testa di Ginestra in tuffo viene parato da Puggioni dopo 3 minuti. Il portiere della Regina poco dopo esce di piedi fuori aria e anticipa il lanciatissimo De Giorgio. Ospiti insidiosi con un calcio di punizione di Cutola al quarto d'ora e nel finale Bonazzoli e Acerbi di testa, Campagnacci e Laverone di destro creano apprensione alla difesa del Crotone ma senza sbloccare lo 0-0. In fondo forse va bene così.